Salve amici! Avete presente Umberto I di Savoia? Ma sì, il nostro ex re, quello che è stato ammazzato da un anarchico, Gaetano Bresci, 29 luglio 1900, mentre ritornava nella sua residenza estiva di Villa Reale a Monza. Eccola qua di dietro. Villa Reale è una delle più interessanti ville italiane e sebbene sia stata spogliata di quasi tutti i mobili ed arredi che conteneva, come potete vedere dalle immagini che vi propongo, è sicuramente un sito di grandissimo interesse. Qui Umberto di Savoia incontrava segretamente nella vicina Villa Litta a Vedano all'Ambro la sua stupenda amante, la contessa Eugenia Litta, e per non farsi beccare dalla moglie aveva escogitato un trucco davvero fantastico che poi vi racconto. Ma prima facciamo un giretto in mongolfiera sulla villa e i suoi giardini. Ma le mongolfiere, prima di partire, devono essere gonfiate e l'operazione non è poi così semplice. Ma alla fine ecco che partiamo. Ed eccoci in partenza per questa follia assurda. Saliamo finalmente, senza griglia. Si potrebbe fare anche la griglia. Ma tornati incolumi da questa follia, torniamo ora ai nostri amanti. Si sa che tutti i re, ed anche le regine ovviamente, più o meno hanno sempre avuto amanti, ma Umberto era davvero un birichino ed un furbetto. Devo dire che sono stata alquanto ferita dal non ricevere un invito. Non siete la benvenuta. Lui si era dovuto sposare con sua cugina Margherita di Savoia per dovere di Stato. Oh cielo, che imbarazzante situazione. E la cugina era tutt'altro che una gran topona. Infatti lui aveva un amante, una donna deliziosa che era considerata una delle più belle donne di quei tempi. L'aveva conosciuta durante un ballo in maschera di carnevale a Palazzo Reale a Milano. E il racconto ha un sapore un po' fiabesco. Si narra che lei entrò nel salone vestita da principessa delle nevi, su una slitta bianco-oro in un abito guarnito da fiocchi di neve, bianchi veli trasparenti, ornata con gioielli costosissimi. Fu un colpo di fulmine. Fu davvero un colpo di fulmine. Lui aveva 18 anni e lei 25, 7 anni di più. Ma la differenza d'età non fece importanza perché si amarono per tutta la vita. Ma non vi ho ancora raccontato il trucchetto che Umberto aveva escogitato per tagliare la corda dalla Villa Reale e, non visto dalla moglie e dai dignitari di corte, raggiungere la sua amante. Aveva creato un passaggio segreto, sito nella stanza guardaroba dei suoi appartamenti privati, e il cui ingresso era nascosto da un armadio, quello che vedete qui. Quindi il passaggio gli permetteva di raggiungere la scuderia e poi i giardini reali, che erano strategicamente a metà strada tra Villa Reale e la villa dove stava ad aspettarlo la sua bellissima amante, la contessa Eugenia Litta. Un bel trucchetto che gli consentiva di porgere i suoi doni d'amore. Però bisogna anche capire che tutto sommato non aveva tutti i torti, perché l'amore non ha limiti. Quindi se anche voi avete un amante molto bella che abita vicino a voi, in una casa vicina, e volete creare un passaggio segreto,
mi raccomando, fatelo pure, ma attenzione a demolire i muri, perché potrebbero venire fuori dei bei disastri, mi raccomando. Ciao, alla prossima!